Ciao Vivians! Oggi vi parlerò di alcune curiosità sulla lingua inglese che hanno un'origine storica. Partiamo subito dalla domanda che ci siamo posti tutti. Perché non si scrive come si pronuncia? L'inglese non è una lingua complicata come può esserlo ad esempio l'arabo o il cinese, ma una delle maggiori difficoltà nell'impararlo sta nella diversità tra scritto e pronuncia. Una vera scocciatura sia per noi che per i madrelingua che devono imparare lo spelling di tutte le parole inglesi. La colpa di questa incongruenza è da cercarsi soprattutto in un cambiamento della lingua parlata iniziato nel XIV secolo, che però non ha interessato quella scritta. Vediamo cosa è successo. Verso la fine del Middle English Period, tra il 1350 e il 1430, a causa di diversi fattori socioculturali, nacque la necessità di un inglese scritto standardizzato, con un lessico e una grammatica comune a tutti. L'invenzione della stampa fu determinante per raggiungere questo obiettivo. Nel 1476 William Caxton inventò il torchio tipografico, una macchina per stampare. Il primo libro che produsse fu The Canterbury Tales di Chaucer. Caxton voleva vendere le copie a più persone possibili, aveva bisogno di una lingua standard, comprensibile a tutti. Come modello prese la varietà dell'inglese di Londra del XV secolo. Era la varietà più prestigiosa a quei tempi, parlata dalle classi medio-alte che stavano acquisendo potere. Così la lingua scritta venne fissata, completa di regole grammaticali e lessico, descritti in glossari e vocabolari. Ma la lingua parlata continuò a cambiare. Uno dei fenomeni che differenziò maggiormente lo scritto dal parlato fu il cosiddetto grande spostamento vocalico. Iniziò nel XIV secolo e portò al cambiamento delle vocali lunghe del Middle English. Non esiste una sola causa certa che avviò il grande spostamento vocalico. Ci sono però diverse teorie. Le migrazioni. Dopo la peste nera, a metà del XIV secolo, la gente cominciò a spostarsi dal sud all'est dell'Inghilterra, portando una commistione di dialetti che influenzarono la pronuncia della lingua. Si aggiunge il cambio della classe dirigente del tempo. I Normanni, di dinastia francese, avevano dominato su Inghilterra e Francia fino al XV secolo. Con la sconfitta nella Guerra dei Cent'anni, i nuovi sovrani inglesi cambiarono il modo di pronunciare le vocali, per differenziarsi dai precedenti sovrani. Come mai è così diffuso? Dopo la Seconda Guerra Mondiale, l'inglese è divenuto la lingua franca per eccellenza, sostituendo la precedente supremazia del francese, anche se loro non vogliono ammetterlo. L'inglese è diventata la lingua più studiata al mondo e quella più importante in ambito economico. Come è facile immaginare, ciò è avvenuto a seguito della conseguita supremazia economica e politica degli Stati Uniti. E aggiungiamo anche la portata che aveva l'impero britannico a livello globale. Attualmente è la lingua più parlata nel mondo e terza lingua madre dietro la lingua cinese e spagnola. Il 20% della popolazione mondiale parla inglese e il numero di coloro che usano l'inglese come seconda lingua supera quello di coloro che lo parlano dalla nascita. E tu come te la cavi con l'inglese? Se la risposta è non benissimo, Cambly può aiutarti. Con Cambly puoi fare lezioni individuali in video chat pensate appositamente per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi. Ogni giorno, a qualsiasi ora, puoi connetterti con un tutor madrelingua o prenotare le lezioni con un tutor di tua scelta. Ho fatto anch'io una lezione e lo trovo un modo veramente efficace per imparare a conversare in inglese in maniera fluente. Qualsiasi sia il tuo livello di inglese, puoi affidarti a Cambly se hai bisogno di prepararti per una certificazione linguistica, se ti serve parlare in inglese per lavoro o se semplicemente vuoi migliorare la tua sicurezza nella conversazione. Grazie al video di presentazione del tutor, puoi farti un'idea del suo modo di parlare e dell'accento di provenienza. Se ne approfitti ora, usando il codice VIVIEVERYDAY7 otterrai il 40% di sconto sugli abbonamenti di 12 mesi e 10 minuti di prova gratuita. Trovi tutti i link in descrizione e ora continuiamo con le curiosità sull'inglese. È ricco di contaminazioni. Diversamente dalle altre lingue germaniche, l'inglese contiene molti termini di origine non germanica, in particolare di origine latina. Questa è una conseguenza della conquista normanna dell'Inghilterra del 1066. Da quel momento il francese divenne la lingua della nobiltà inglese. Nel frattempo il popolo e i ceti sociali più bassi continuarono a usare l'inglese antico, che deriva dal germanico. Per questa ragione in inglese troviamo molte coppie di sinonimi. Uno di origine germanica, l'altro di origine latina. Sono parole che indicano uno stesso concetto, ma spesso con sfumature diverse. Per esempio freedom e liberty, pig e pork, spear e lance,
first e prime, opening e aperture, surname e family name. Le parole che derivano dal francese, dato che erano usate dalla nobiltà, sono considerate più formali e sofisticate, mentre le parole che derivano dall'inglese antico hanno un utilizzo più colloquiale. Shakespeare ha aggiunto più di 1000 parole alla lingua inglese. Il famoso drammaturgo e poeta del XVI secolo ha influenzato non solo la letteratura inglese, ma anche la lingua stessa, inventando oltre 1000 parole che sono entrate a far parte del linguaggio comune. Shakespeare ha introdotto nei suoi testi parole nuove come addiction, essere psicologicamente o fisicamente dipendenti da qualcosa, bedazzled, essere accecati da qualcosa di incredibilmente bello, cold-blooded, indica un animale a sangue freddo, come un rettile, oppure una persona crudele e indifferente ai sentimenti. Swagger, camminare dandosi delle arie. Break the ice, come per l'italiano rompere il ghiaccio, significa smorzare la tensione o il silenzio in una conversazione. Anche l'inglese un tempo aveva un genere grammaticale. Come in italiano, anche in inglese un tempo c'erano gli articoli femminile e maschile, ma con il tempo questa caratteristica grammaticale è andata persa. Per nostra fortuna, almeno è più facile da imparare. Le più antiche parole inglesi. Nonostante l'inglese sia una lingua piuttosto recente e molto soggetta a variazioni, alcune parole risalgono a migliaia di anni fa. Le più antiche parole inglesi ancora utilizzate sono I, we, to e three. Alcune antiche parole inglesi oggi non più usate sono would seer, letteralmente significa stare sveglio prima dell'alba a preoccuparsi. Expurge Factor, si riferisce a tutto ciò che ti sveglia dal sonno. Staddle, l'impronta che il tuo corpo lascia su un materasso o una sedia dopo aver dormito o esserti seduto. Rogue Abbey, qualcuno che parla con sicurezza di un argomento del quale non sa nulla. Nella lingua inglese ci sono alcune buffe espressioni idiomatiche come break a leg, che non si traduce in rompiti una gamba, ma è un'espressione di buon augurio, come il nostro in bocca al lupo. Viene usata soprattutto a teatro e le sue origini sembrano provenire proprio dal mondo teatrale. Infatti la linea che divideva il palco dal dietro le quinte era nota come leg o leg line. Superarla significava far parte dello spettacolo e di conseguenza essere pagati. Don't throw the baby out with the bathwater. Letteralmente, non gettare il bambino con l'acqua della bacinella. È un invito a prestare attenzione, a non rovinare qualcosa di buono per disfarsi di ciò che è negativo. L'espressione più simile in italiano è non fare di tutta l'erba un fascio. Ve ne ho parlato anche in un mio video sull'igiene nel Medioevo, quando l'intera famiglia si faceva il bagno nella stessa vasca, partendo dal più vecchio, che si lavava nell'acqua limpida, al più giovane, che veniva immerso in acqua ormai sporca. It's raining cats and dogs. Letteralmente, stanno piovendo cani e gatti. Questo detto risale a quando cani e gatti girovagavano sui tetti delle case e sostavano accanto ai camini per scaldarsi. Quando arrivava una violenta perturbazione, capitava che cadessero dal tetto, piovendo appunto dal cielo. It's not my cup of tea. Letteralmente, non è la mia tazza di tè. Nasce nell'Ottocento e chi se non i britannici potevano inventare un detto sul tè? Significa che qualcosa non interessa o non fa al caso nostro. L'espressione italiana che ci assomiglia di più è non andare a genio. Get your ducks in a row. Letteralmente metti le tue anatre in fila. Significa mettere tutto in ordine, organizzarsi ed essere pronti. Ed è simile alla nostra espressione fare mente locale. Questo modo di dire nasce negli anni 70 all'interno dei poligoni di tiro, dove spesso venivano usate sagome di anatre come bersaglio per allenare la propria mira. Feeling under the weather significa stare male o essere molto stanchi. È un modo di dire nato sulle navi inglesi. Quando qualcuno a bordo si ammalava, il contagio colpiva così tanti marinai che i loro nomi non trovavano più posto nella parte dedicata ai cognomi, nei diari di bordo, e quindi venivano scritti nella colonna dedicata alle condizioni meteorologiche. Under the weather, appunto. L'espressione italiana che ci assomiglia di più è avere il morale sotto i piedi, oppure essere giù di corda. Touch wood, toccare legno. È usato per scongiurare la sfortuna. L'origine risale al folklore popolare. Quando si cercava un po' di fortuna o una benedizione, si svegliavano gli spiriti che abitavano gli alberi, toccando la corteccia. Il video termina qui. Mettete un mi piace se vi è stato utile e attivate la campanella per non perdervi le notifiche. Vi ricordo che se volete seguirmi sugli altri social, trovate sempre i link in descrizione. Ciao!